Pace e bene, cari fratelli e sorelle, bentrovati. Siamo quasi alla fine dell'anno liturgico e Gesù ci fa riflettere sulla fine dei tempi, sul come vivere bene, in maniera sapiente, questo nostro tempo, proiettati verso la fine, verso il nostro fine. Vediamo un po'. Gesù pronuncia questo discorso a Gerusalemme. Alcuni osservavano stupiti il tempio, bellissimo, magnificente. Tra l'altro era considerato il luogo della presenza di Dio sulla terra. Dunque qualcosa di solido, di apparentemente intramontabile, vanto e sicurezza per alcuni. Gesù dice a costoro che verranno giorni nei quali di questo tempio non resterà pietra su pietra. Un Gesù fatalista? No, profetico e realista. Il tempio, infatti, sarà distrutto 40 anni dopo ad opera dei Romani. Dunque, il Signore parte da qui per ricordarci una cosa fondamentale, che tutto avrà fine, tutto ha un termine. Ricordare che tutte le cose hanno un fine ci aiuta a non assolutizzarle, a mettere il cuore nelle cose, in ciò che facciamo, senza legarci il cuore, a non chiedere vita a ciò che non può darci la vita. La gloria di questo mondo è evanescente, passeggera. Quante volte siamo stati catturati da bellezze effimere? Abbiamo pensato che alcune cose fossero definitive, abbiamo assolutizzato persone che poi ci hanno delusi o che sono venute a mancare. Abbiamo puntato tutto su progetti umani che partivano da noi e finivano con noi. O quante cose ci hanno preso la testa, ci siamo logorati, angosciati, abbiamo passato notti insonni pensando e ripensando a cose relative, magari ormai passate, che ora non consideriamo più. O viceversa, abbiamo trascurato cose importanti che poi abbiamo rimpianto. Occasioni perse, persone non amate, relazioni trascurate. In fondo, vedete, qui c'è il tema del discernimento. Guardare le cose dal punto di vista della fine ci aiuta a rivedere le nostre priorità e a chiederci: per me cosa conta davvero? Dove sto poggiando la mia vita? Per cosa mi sto dando tanto da fare? Per ciò che passa o per ciò che rimane? Allora i discepoli domandano a Gesù: Maestro, quando dunque accadranno queste cose? E quale sarà il segno che stanno per accadere? Dalla risposta di Gesù cogliamo tre chiavi preziosi per la nostra vita. Primo, non lasciatevi ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome, dicendo: sono io, e il tempo è vicino, non andate dietro a loro. Vedete, noi abbiamo un problema, e siccome avvertiamo la nostra inconsistenza, la nostra fragilità, a volte pensiamo di poter risolvere tutto sapendo prima, possedendo il domani, oppure aggrapparci a persone che si propongono come salvatori. Facciamo qualche esempio. Perché le sette vanno sempre di moda? Perché sembrano rispondere al bisogno di sicurezza, di salvezza. Entri lì, segui il santone di turno, generalmente idolatrato, e sei a posto, sei tra i migliori, sei nell'elite dell'umanità. Perché molti amano quel tipo di politico che si propone come il condottiero risolutore di ogni problema? Perché cerchiamo un salvatore che risolva tutto dall'esterno senza comprometterci più di tanto. Perché tante persone, anche professionisti insospettabili, vanno da maghi, parapsicologi, fattucchieri, ciarlatani, gente che legge carte, mani, piedi, chi più ne ha più ne metta? Perché sotto sotto cerchiamo qualcuno che ci dica cosa accadrà. Perché il domani ci fa paura, perché temiamo che le cose non vadano come vorremmo. E così avviene quello che diceva Chesterton. Quando la gente smette di credere in Dio, non è vero che non crede in niente, perché crede in tutto. Finiamo per credere a demerite fesserie. Pensiamo di legare a noi persone ricorrendo anche a intrugli allucinanti. Altro che occhio malocchio, prezzemolo e finocchio. Insomma, di tutto e di più. O perché alcuni leggono l'oroscopo prima di uscire di casa? Perché in fondo vorrebbero sapere prima, spoilerare un po' la giornata, magari per parare qualche colpo. Miei cari, noi pensiamo che tutto ciò possa aiutarci, liberarci, invece ci incatena, ci fa vivere più angosciati, dipendenti da qualcuno, sempre esposti a possibili sventure, con tasche svuotate e teste riempite di menzogne e, nella peggiore delle ipotesi, aprendosi a forze che sarebbe meglio lasciar stare. È perché nella Chiesa molti vanno in cerca di presunti veggenti, santoni, gente che dice di vedere, di sentire, che magari fa leva sulla paura, annunciando continuamente catastrofi incombenti.
Peggio ancora quando siamo noi sacerdoti, mossi dall'orgoglio o dal desiderio di avere seguito, a proporci come assoluti, atteggiandoci a mistici vaporosi, dotati di chissà quali doni, legando a noi le persone e imponendo i nostri criteri come assoluta volontà di Dio. Guai a noi se usiamo Dio come sgabello del nostro io. Beati noi, invece, se saremo docili, matite, nelle mani di Dio. Ora, perché certi personaggi sono sempre attorniati da tante persone? Perché abbiamo bisogno di vedere, di aggrapparci a qualcosa di tangibile, anziché fondarci su quella parola divina, capace di sostenere e orientare il nostro cuore anche in mezzo alle situazioni più difficili. Quante volte finiamo a fare un po' come il popolo di Israele, quando nel deserto si costruì un vitello d'oro per avere un Dio più visibile, più a portata di mano. In fondo Dio lo vorremmo così, secondo i nostri parametri, che si imponga l'evidenza. Ma Dio non è così, entra in punta di piedi, come goccia sulla spugna, e chiede fiducia, senza violentare la nostra libertà, anzi, liberando la nostra libertà. Altro è vivere la vita tipo il mito di Atlante, come se il mondo fosse solo sulle nostre spalle. Altro è vivere poggiati sul Padre, affidati alla sua divina provvidenza, sapendo che in Lui nulla abbiamo da temere. Lui è con noi. Lui ci dà la grazia di affrontare le cose per come arrivano. Qui, miei cari, è la vera pace. Seconda chiave bellissima. Non terrorizzatevi. Sentirete di guerre, pestilenze, carestie. Queste cose devono accadere, ma non è la fine. Nostro Signore è realista e sa che c'è il male nella storia, che in qualche modo deve emergere, deve fare il suo corso, potremmo dire deve spurgare, ma non è la fine. È una tappa di un percorso verso la fine, anzi, verso il vero fine, che è l'amore di Dio, che conduce tutto verso un bene più grande, anche se apparentemente non si vede, anche se apparentemente sembra vincere il male. Qui abbiamo qualcosa di prezioso anche per la nostra vita. Vedete, a volte è necessario attraversare certi momenti difficili, nei quali vengono a galla cose irrisolte, situazioni che pensavamo di aver superato, dove affrontiamo cadute dolorose. Ecco, miei cari, questa non è la fine. Questa può essere una tappa, una strada per poter maturare, per arrivare a fidarci di più di Dio, per imparare ad amare di più e diventare come Lui ci ha sognati. Qui non si tratta di diventare impassibili o menefreghisti, ma di non restare paralizzati quando accadono cose serie, come se tutto fosse finito. No, miei cari, può essere finita una storia, può essere venuta meno una persona cara, può essere stato distrutto qualcosa di bello che avevamo fatto, ma la nostra storia d'amore con Dio continua. Il suo disegno d'amore nel mondo continua. Ecco, miei cari, in quei momenti difficili cosa conta? Perseverare, continuare a cercare il Signore, continuare a lasciarci rialzare da Lui, a lasciarci perdonare senza arrenderci mai. Con la vostra perseveranza salverete le vostre anime. La terza e ultima chiave che cogliamo da questo brano è: facciamo di ogni cosa un'occasione per dare testimonianza. Gesù dice: si solleverà nazione contro nazione, regno contro regno, ma prima di tutto vi metteranno le mani addosso, vi perseguiteranno a causa del mio nome. Avrete allora occasione per dare testimonianza. Miei cari, quando Luca ha scritto il Vangelo, molti cristiani erano sotto le persecuzioni romane e ancora oggi tantissimi cristiani subiscono sofferenze e persecuzioni e stanno dando testimonianza della loro fede. Pensate a un caso estremo, quei giovani uccisi dall'ISIS, che mentre venivano uccisi pregavano e invocavano il nome di Gesù. E pensate a quella donna cristiana, madre di due di questi ragazzi, che alla domanda «Ma lei perdonerebbe coloro che li hanno uccisi?» rispose «Io li inviterei anche a pranzo, parlerei con loro e li ringrazierei, perché i miei figli anche grazie a loro sono in cielo». Miei cari, noi possiamo leggere la storia da un'altra prospettiva, dal versante di Dio, vivere ogni cosa come un'occasione per unirmi di più a Lui, per testimoniare il suo amore, sapendoci parte del suo progetto di salvezza per il mondo.
Che bello sapere che quel momento di sofferenza non è la fine, ma una nuova occasione che posso cogliere per maturare e donarmi. E allora un terremoto inatteso in famiglia può essere un'occasione per amare di più. Un tradimento, una chiamata a perdonare. Una malattia, una tappa di purificazione e crescita nella fede. Una persecuzione, un'occasione per testimoniare Cristo. E Gesù conclude dicendo: sarete traditi, alcuni di voi uccisi, odiati a causa del mio nome, ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Sì, miei cari, se siamo in Lui, nulla è per la nostra dissoluzione, ma tutto diventa un'occasione. E proprio in quelle situazioni dolorose, Lui sta operando. Proprio lì, il Signore ci sta salvando. Che il buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti.